Buon pomeriggio a tutti, io sono Luca di Scacciati, investire.biz e vi parlo in diretta da Londra, dove sono qui con il mio collega e compagno di merende Enrico Lanati, al quale do il benvenuto. Benvenuto Enrico. Buonasera a tutti. Eccoci qui, speriamo di non aver problemi di connessione, dato che siamo live dalla nostra camera d'albergo, anche se abbiamo acquistato la connessione internet business, quindi siamo assolutamente connessi e non abbiamo, anzi abbiamo una connessione addirittura più potente rispetto a quella che abbiamo in ufficio, quindi oggi siamo riusciti anche a fare trading senza nessun tipo di problema. Assieme a noi oggi abbiamo un ospite, do il benvenuto a Marco Carmentano. Benvenuto Marco. Ciao a tutti ragazzi, buonasera a tutti. Ah, ecco qua, scusate, non avevo fatto partire il video, pardon, ecco giustamente. Ecco Marco, Marco, raccontaci un attimo in due parole chi sei, dato che non tutti ancora ti conoscono, ma solamente alcuni, dato che spesso e volentieri scrivi articoli su investire.biz. Sì, certo. Allora, io sono un trader indipendente, seguo dagli albori del sito Luca e Enrico, e ci siamo conosciuti durante il CFD Tour, poi ci siamo rivisti a Rimini, io ero lì per una premiazione di un broker di Directa, perché ho vinto una gara di trading, ho partecipato sempre a Rimini, all'IT Forum, ad una gara live con Davide Biocchi e Rob Hoffman, che poi ho vinto, ed è nata un po' questa idea di voler ampliare l'offerta del sito investire.biz con un tipo di operatività che vada ad allargare un po' gli orizzonti tramite il trading sulle azioni. Esatto, infatti Marco, vi dico com'è andata. È andata un pochettino come è andata con Marco Di Vita, tanto per intenderci. Marco mi ha fatto vedere la sua tecnica che utilizza sul mercato azionario e io ne sono rimasto estremamente colpito, perché intanto il mercato azionario è stato uno dei miei primi amori che continuo a ricordare con grande nostalgia a volte, perché chiaramente non avendo il tempo di seguire tutti i mercati, il mercato azionario, devo dire la verità, che lo utilizzo solamente per quanto riguarda la parte investimenti di lungo termine. Invece Marco mi ha presentato la sua strategia, che si chiama strategia bottino. Poi chiaramente chi avrà voglia di seguire il corso capirà tutto quanto, e devo dire che mi ha davvero 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 impressionato. Quindi vuoi dire magari due parole riguardo alla strategia, chiaramente senza entrare troppo nei dettagli, perché A, non abbiamo tempo, e B, i dettagli li avranno chiaramente le persone che decideranno di partecipare al corso. Sì, certo. Allora, questa strategia, come si può leggere nella presentazione, è una strategia che appunto si basa sulle azioni, e il bello di questa strategia è proprio che non c'è bisogno di stare davanti allo schermo tutto il giorno, ma permette appunto di fare uno studio veloce, neanche tramite un'analisi complicata delle variazioni, individuazione dell'azione che ci interessa, e poi un'operatività che si sviluppa nell'arco di pochi minuti, e quindi non ha bisogno appunto di un costante controllo del grafico o di altro. Bene, 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 bene. Comunque ragazzi, avremo modo poi anche nei prossimi giorni di approfondire, magari Marco, quando vorrai continuare a fare degli ottimi articoli come hai già fatto, Sei il benvenuto. Tra l'altro vi segnalo che proprio ne parlavamo poco prima di partire con la diretta, Marco aveva segnalato l'acquisto di Twitter, un titolo americano molto famoso, il 24 maggio, e andando appunto a vedere
Poi l'esito di questa operazione si vede come appunto il 24 maggio, proprio guardate, molto molto interessante questa cosa, il titolo Twitter ha fatto un ottimo minimo da cui ha iniziato a partire, poi è tornato di nuovo nella zona di acquisto per poi adesso continuare a salire in maniera davvero davvero interessante. Quindi un'ottima operazione, insomma. Sulla parte titoli c'è davvero tanto da fare. So che sul sito investire.biz il trading sulle azioni è sempre un po' stata una parte deficitaria sulla quale non abbiamo mai messo l'accento. La conoscenza che abbiamo fatto di Marco ci ha permesso appunto di aggiungere questa gamba al tavolo e insomma sono sicuro che da questo corso, poi esattamente come per il primo corso di Marco Di Vitas, nasceranno delle sinergie e anche dei servizi per tutti quelli che sono interessati alle analisi. Io direi di passare a parlare di mercati finanziari con Enrico e anche Marco, chiaramente che ci dirà la sua. Non possiamo che partire da GBP USD. Io personalmente sapete che sono già. È già da un po' di tempo che accumulo, anche grazie alle previsioni fatte col forecaster GBP, mi girano le palle in una maniera incredibile perché se i prezzi fossero andati solamente a 1,40 avremmo fatto un sacco di soldi perché avevamo un ordine pending a 1,40 veramente, veramente grosso e purtroppo non è entrato per poco. Da un lato ci siamo detti prima, io e Enrico, ah, meno male perché altrimenti la trasferta a Londra sarebbe stata un disastro, un degenero perché avremmo buttato via un sacco di soldi. Così ne abbiamo un po' meno a disposizione perché abbiamo delle posizioni accumulate a 1,41 e anche un po' più in alto, però a 1,40 sarebbe entrato davvero la cannonata. Peccato, peccato. Enrico, quali sono le probabilità adesso in questi giorni, dato che c'è molta volatilità, che il GBP torni verso i livelli di minimi ed eventualmente dare la possibilità di accumulare nuovamente? Sembra partito veramente in maniera potente. Sì, la mia impressione è che quello che vediamo adesso e che vedremo nei prossimi 2 o 3 giorni non ha nulla a che vedere con, diciamo, l'analisi tecnica, nel senso che ogni sondaggio, ogni indiscrezione, ogni dichiarazione da parte dei politici potrà muovere il cambio in maniera molto forte. Vedete che comunque un movimento da 1,40 più o meno a 1,47 quasi non è un movimento sano, comunque, nel senso che è un movimento di 6 figure. L'arco di 3 giorni è un qualcosa di legato, poi tra l'altro molti sostengono diciamo, al terribile fatto legato a Joe Cox che avrebbe spostato, secondo quella che è la stampa locale, parte dei voti a favore del Remain, quindi per il Remain, e quindi probabilmente ci saranno molti più voti legati a questa cosa. E l'equilibrio. L'idea, l'impressione che ci siamo fatti è che ci sia fortissimo equilibrio, nel senso che è vero che i bookmaker quotano la Brexit come improbabile, eppure le persone in strada ci dicono invece che loro non amano l'ipotesi di una Remain. Quindi la situazione si fa molto, molto tesa. I nostri exit poll dicono una cosa di meglio, le nostre diciamo, intenzioni di voto, quelle che abbiamo raccolto, ci dicono una cosa diversa, cioè che molte persone sono sostenitrici dell'uscita, anche l'ex sindaco di Londra, insomma, è per l'uscita dal Regno Unito. Poi, se vuoi, Luca, posso anche approfondire magari con altre cose o se vuoi rivederli più avanti. Volentieri, come preferisci tu, anche perché appunto immagino che tutte le persone che ci stanno seguendo in questo momento siano molto interessate a capire qual è un po' il clima. Sul sito investire.biz trovate appunto un piccolo aggiornamento che ho scritto appunto con i pareri delle persone che abbiamo incrociato, con le quali abbiamo parlato. Abbiamo cercato di chiedere un po' a tutte le persone, abbiamo chiesto a gente in giacca e cravatta, come vedete. A persone semplicissime con il cappellino, senza cappellino, al tassista. Quindi abbiamo chiesto un po' a tutti e esattamente come successe in Scozia un po' di tempo fa, chi
chi se ne vuole andare dall'Europa sembra nascondersi in questi giorni. Un po' si, evidentemente si vergogna, tra virgolette, a voler rimanere in Europa e non essere di fatto indipendente. Siamo appena al lunedì, non abbiamo chiaramente ancora capito esattamente quello che sta succedendo qui, sicuramente c'è tantissima disinformazione, è come se questo voto sia pilotato, tra virgolette, da una campagna basata sul terrore, perché tantissime persone dicono, appunto, alla domanda magari chiedendo perché vuoi rimanere, ma perché uscire sarebbe davvero un problema. È alla domanda che tipo di problema potrebbe creare l'uscita, la verità è che nessuno sa rispondere, ecco. Sì, diciamo che la problematica legata, le problematiche sono quelle legate alla burocrazia. L'Inghilterra, o meglio il Regno Unito, ritiene che prima dell'ingresso all'interno dell'Unione Europea ci fosse meno burocrazia. L'Unione Europea è vista da queste parti come una sorta di carrozzone che rallenta lo sviluppo economico e rallenta la crescita dell'economia. Quindi questo assolutamente non piace. Sull'altro lato della bilancia ci sono gli scambi commerciali. L'Unione Europea favorisce gli scambi commerciali, il 44% delle esportazioni del UK sono verso l'Europa. La verità è che chi sostiene l'uscita ritiene che probabilmente questo numero di esportazioni potrebbero aumentare nei confronti appunto dell'estero, nei confronti del Commonwealth, cui fanno parte paesi importanti come il Canada, l'India. Quindi chi è per la Brexit dice: ma tanto non c'è soltanto l'Europa ed anzi andiamo in mercati in crescita. Dico, tanto per dirne uno, la Nigeria, che ha una popolazione pari a quella appunto della Germania. Queste, diciamo, sono un po' le tematiche. Poi ci sono le tematiche legate all'immigrazione. L'immigrazione, molte persone qui in Inghilterra ritengono che ci sia una immigrazione incontrollata e che quindi vengano rubati, per così dire, i posti di lavoro a chi è inglese. Bene, diciamo, queste sono un po' le tematiche principali. Poi ve ne sono indubbiamente altre. La verità è che chi vota per la Brexit è decisamente più convinto e sembra di estrazione sociale tendenzialmente più povera e comunque ha una convinzione maggiore. Un altro dato importante che leggevo all'interno appunto dei media kit che ci hanno dato è che nella città di Londra, che comunque ha più di 10 milioni di abitanti, voteranno solo 5 milioni di persone. Per votare devi essere registrato e quindi non è così scontato che tutti quanti si siano registrati per votare. E ci dicevano appunto che molte persone non andranno a votare o sono ancora indecise, quindi veramente si giocherà su una manciata di voti. Ecco qui, vediamo, stiamo a vedere. L'unico dato certo che abbiamo di fronte a noi è il cambio. Il cambio si è mosso veramente tanto, come ha detto Enrico, un movimento da 1,40 a 1,47 non è sano, però questo è successo, quindi significa una cosa sola, che qui qualcuno di grosso o tanti grossi hanno comprato pesantemente la sterlina, il che significa che qualsiasi sia l'esito in questo momento, il mercato percepisce comunque la sterlina come un buon affare, che è esattamente quello che abbiamo fatto noi nelle scorse settimane, ovvero accumulare posizioni in sterline, dato che io ve lo ricordo sempre facendovi vedere un bel grafico mensile, guardate dove siamo, il livello di 1,40 è un livello che abbiamo visto nel 1984, qui tra l'altro la cosa interessante è che proprio nel 1984, l'anno in cui sono nato io, c'era la Thatcher e anche in quest'anno si parlava sempre di rimanere o non rimanere con quella che allora ancora non si chiamava Comunità Europea, ma era qualcosa di simile che comunque stava per nascere. Quindi davvero molto interessante questo paragone storico. A questi prezzi la sterlina è davvero molto molto interessante ed effettivamente sembra che non siamo gli unici a pensarlo, dato
dimostrato che un movimento così significa sempre e solo una cosa, ovvero che c'è stato qualcuno che è entrato pesantemente al rialzo. Adesso vediamo, perché a livello tecnico siamo proprio su una zona molto molto interessante, molto calda, come usiamo dire noi, e siamo proprio sui minimi del periodo marzo-aprile 2015, quindi a livello tecnico siamo proprio su una resistenza davvero davvero importante. Marco, tu cosa ne pensi di GBPUSD? Hai un'idea? La mia idea di medio periodo è quella che il cambio potrà ancora apprezzarsi. In realtà, se andiamo a vedere in questo momento la situazione, dopo questo rialzo comunque poderoso che ha fatto il cambio, vediamo che è ancora aperto quel gap lasciato aperto nel fine settimana. Se vediamo il grafico a time frame inferiori, volendo fare un'operatività di scalping, quindi di brevissimo periodo, se andiamo già sull'un'ora, vediamo come si è creata una pink candle sul livello di 1,47, che è un livello importante, quindi si poteva già impostare qui un'entrata proprio a livello di 1,46,90, come ho fatto io. Se si va sul 5 minuti, si vede anche sul 15 minuti, si vede un'altra pink candle sempre su quei livelli lì. Sì. Quindi potrebbe essere un'idea per una speculazione di breve periodo mettersi short proprio dei livelli di 1,46,88,90 con stop subito sopra il livello di 1,47, quindi 1,47,9,10, per andare a sfruttare magari un ritracciamento che vada a ricoprire quel gap di questa notte. In realtà adesso sembra già essere direzionato verso quella parte, quindi magari è tardi, però Vediamo, il postino suona sempre due volte, spesso e volentieri quando poi il movimento è interessante c'è sempre una conferma, e in questo caso effettivamente un buon target potrebbe essere proprio la zona di 1,45, quindi comunque questo significa che ci si aspetta alta volatilità in questo periodo. Staremo a vedere, io non lo so, stando qui a Londra, cioè arrivati qui a Londra ieri, mi sono fatto, adesso scendendo discretamente il cambio, non ho ancora ben capito se qui le persone sono veramente interessate o meno a questo referendum, perché ci sono tantissimi che quando noi chiediamo, ci sono tantissime persone che fanno fatica a capire di cosa gli stiamo parlando. Dopo qualche secondo dicono: ah, ok, referendum. Non lo so, ma è una sensazione un po' particolare quella che ho. Ecco, sembra esattamente come in Scozia quando andammo tempo fa, la gente chiedeva: ma perché siete venuti qua a vedere? Ma voi che ve ne frega? Cioè, che vi cambia voi? Quindi non lo so, è una situazione un po' particolare. Che cercheremo di sviscerare meglio. Esatto, Valerio dice: non sono interessati. Esatto, un po' la sensazione è questa: ci sono tantissime persone che davvero sembrano non essere interessate. C'è qualcuno che dice che l'affluenza al voto sarà molto bassa, proprio perché chi vorrebbe uscire alla fine non andrà a votare. Quindi non lo so. Enrico, tu che sensazione hai avuto? Esattamente la tua stessa impressione, però do qualche input in più. L'operazione che ha suggerito Marco mi piace molto, cioè lo short da 1,47 secondo me un ritracciamento sui livelli attuali ci può stare, quindi mi piace molto come idea di trading, anche perché con un apprezzamento così forte un ritracciamento ci può stare, anche perché ricomincerà insomma la campagna elettorale che entrerà nel vivo proprio in questi giorni. Quindi assolutamente mi piace molto. Quello che ti posso dire a livello di correlazione, una cosa interessante, che sembra che il mercato Forex sia estremamente correlato col mercato dei bookmaker, nel senso che, se ti ricordi bene, prima avevamo diciamo che la persona che lavorava da William Hill ci ha detto: la quota del leave sta aumentando sensibilmente, cioè ci sono molte meno persone che credono nel leave, quindi deve crescere
crescere questa quota. Ebbene, invece GBPUSD sta salendo tantissimo, quindi c'è una forte correlazione tra quello che stimano, diciamo, i market maker sul mercato delle valute e i market makers, se così li vogliamo chiamare, sul mercato delle scommesse. Quindi la cosa è molto interessante. La realtà è che le persone, insomma, sembrano avere una visione assolutamente diversa. Staremo a vedere, comunque vi terremo aggiornati. Il fatto è che è sempre così, quando in strada le persone che lavorano, evidentemente, esattamente come in Scozia, lo ripeto per la terza volta, i ricchi che votano per lo status quo, per mantenere lo status quo senza creare grandi problemi, alla fine evidentemente rimangono in casa e non escono come fanno le persone normali. Stiamo a vedere. Intanto io ho posizionato l'operazione con un ordine pendente, esattamente come ci ha consigliato Marco, da 1,4690, con uno stop un po' più ampio rispetto a quello che suggeriva lui. A me non piace mettere gli stop sui massimi precedenti, proprio perché spesso e volentieri i prezzi vanno a spazzolare i massimi precedenti per poi tornare a scendere, e un target, appunto, come abbiamo visto prima, di 150 pips più o meno. Stiamo a vedere, chiaramente poi eventualmente gestiremo la posizione. Scusami Luca, io il target c'ero più in basso, in realtà. Più in basso? No, addirittura la chiusura del gap. 1,40 e 60. Secondo me, se i prezzi dovessero scendere, scenderebbero fino lì. Anche perché io mi immagino che in questi giorni ci sarà molta speculazione su tutti i cambi della sterlina, su tutte le notizie che usciranno. Secondo me usciranno notizie contrastanti di qui fino a giovedì. Anche giovedì si potrà vedere tantissima volatilità su questi strumenti, e quindi sfruttiamo queste situazioni di volatilità, perché appunto ci stiamo prendendo questo rischio comunque contenuto, perché non spingerci un po' più in là, anche perché se poi il cambio vuole partire dall'altra parte, partirà e quindi certo, andrà direttamente là. Bene, ho già spostato l'ordine direttamente dal grafico, quindi ti seguiamo, anche perché sarebbe carino chiudere questo gap. Bene, allora ragazzi, dobbiamo andare a parlare di mercati azionari, perché anche qui grandi sorprese con l'inizio della settimana. Abbiamo i mercati principali europei che davvero hanno avuto delle performance pazzesche, con l'indice DAX che proprio nella giornata di oggi, lo vediamo su un grafico orario, ha toccato il livello ha quasi toccato il livello dei 10.000 punti, perché in verità è andato a 9.995, ma insomma una spinta davvero a rialzo molto molto interessante. So che oggi sono in compagnia di due ribassisti accaniti. Io, se vi ricordate, credo già un paio di settimane fa, analizzando i mercati americani, ho detto: io ho cambiato idea definitivamente e sono rialzista, tant'è che per il mio personalissimo trading ogni occasione di ribasso è un punto di acquisto. Enrico, tu com'è la tua visione? Hai cambiato idea o continui a essere ribassista nonostante il mercato segni più 3, più 4, insomma fa davvero dei numeri pazzeschi? Allora, io ho, secondo me in questo momento ci sarà tanto rumore legato alla Brexit. Considerate che il mercato è contento quando c'è poco rischio, quindi quando non ci sono incertezze. Oggi posizionarsi al ribasso sui mercati azionari con questo voto così importante a breve è stupido, nel senso che non ha nessun senso, secondo me, prendere posizioni al ribasso, e anzi la Brexit la dobbiamo sfruttare proprio per posizionarci short la settimana successiva, nel senso che secondo me ci saranno ancora degli strappi al rialzo, probabilmente la giornata di venerdì, se
dovesse vincere il cosiddetto stay, e da lì potremmo vedere ritoccati i massimi precedenti sul DAX anche in area 10.004, 10.005, da lì potremmo valutare delle operazioni al ribasso, però al momento mettersi al ribasso è peccato ed è molto rischioso, perché se è vero che è probabile che ci sia questo stay, comunque questo è quello che ci dice il mercato dei cambi, è quello che ci dice con i bookmaker, lo stay di fatto porterà al rialzo i mercati finanziari, il DAX in particolare, che i tedeschi comunque sono quelli più esposti su questo referendum insieme agli inglesi, probabilmente vedremo un balzo del 4-5% dai livelli attuali, pure qualcosina in più, e quindi 10.005 come livello non è assolutamente da escludere. Ecco, c'è Roberto che giustamente dice, quindi togliamo l'operazione short su S&P 500? L'S&P 500 lo abbiamo aperto a uno stop piuttosto ampio e è comunque su livelli più alti, quindi è tendenzialmente meno rischioso rispetto agli altri, tant'è vero che vedete che si è mosso di 3-4 punti al rialzo. Qui si possono fare due cose: per chi non vuole prendere il rischio in prossimità appunto del dato sulla Brexit, può tranquillamente liquidare, tanto al momento siamo in perdita di circa 3-4 punti, quindi è poca roba. In ogni caso, secondo me quella è un'operazione che si può mantenere, ma è un trade di lungo termine. Io addirittura andrei a incrementarlo sopra i massimi precedenti. Dipende molto dalla size che è stata fatta e dalla disponibilità che ognuno ha sul conto, perché nel lungo termine quell'operazione secondo me sarà pagante, probabilmente nel breve termine, nei prossimi 24-48 ore no, quindi lì bisogna vedere come ognuno vuole gestire la posizione. Sentiamo Marco su questo. Sì, allora io ho una visione, diciamo, contrastante fra i vari indici. Non, in questo momento non sono short sugli indici europei, perché comunque in Europa è ancora in corso il quantitative easing, ci sono ancora molti stimoli monetari, quindi se il mercato dovesse decidere di andare verso l'alto, sicuramente i listini europei beneficeranno di questa situazione, quindi potranno salire molto di più rispetto a quelli americani. Sono short su quelli americani, quindi in questo momento qui prediligo una view ribasista sull'America, che secondo me ha molto più spazio per scendere. Non dimentichiamoci che sicuramente anche in caso di negato Brexit, e quindi se la situazione in Inghilterra, in Gran Bretagna dovesse risolversi, in America comunque ci si aspetta poi un rialzo dei tassi quest'anno. Questo porterà, secondo me, comunque a spostare parte della liquidità dal mercato azionario americano a quello europeo, quindi sono di questa visione qua. Io sono short sugli indici americani, sul Dow Jones e sull'S&P. E mi piace tenere delle posizioni di lungo e sto pensando di incrementare queste posizioni short proprio a livelli leggermente superiori a questo, quindi sì, appunto a livello di 2100 con stop sopra i massimi, diciamo, di questo 2100 di medio periodo, sì, esatto, quindi ecco. 2125. Mi metterei uno stop stretto lì per un'operazione, diciamo, magari per sfruttare la liquidità che ci sarà in questi giorni. Certo, il rischio che quello stop venga preso è alto, però i rapporti rischio-rendimento sono ancora una volta elevati. Bene, bene, vorrà dire, caro Marco, che sarò io a prenderti i tuoi contratti stop, dato che io rimango assolutamente rialzista. Tra l'altro sono molto contento perché assieme a me ad essere rialzista c'è il mio amico Marco Di Vita, che è, appunto sugli indici, in particolare ad S&P 500, vede un possibile target in area 2200. Quindi io vi faccio notare questo: c'è questo livello a 2100 dove i prezzi non vogliono mollare. Guardate quante volte i prezzi sono arrivati lì, hanno picchiato lì, ha già rotto questo livello diverse volte. Secondo me questo che vediamo in questa figura, di fatto, guardate, è un testa e spalle rialzista. Quindi io sono assolutamente rialzista sugli indici,
ogni occasione di ribasso è buona per salire, e io credo che anche i prezzi possano arrivare ben più sopra i 2200, come dice Marco. Stiamo a vedere, però io sono rialzista e non mi schiodo, perché ci sono troppi, troppi, troppi soldi in giro sui mercati e non è assolutamente il momento evidentemente, di un ribasso. Quindi la mia operatività nelle ultime settimane si è trasformata più in un'operatività un po' più a vista. Che siamo capacissimi e bravissimi di fare. Tra l'altro, a chi dovesse interessare, l'operatività di breve la vedremo proprio all'evento del 1° luglio, che trovate sul sito Trading dal vivo. Qui parleremo proprio appunto di questo tipo di operatività che, a mio avviso, cioè a me piace tantissimo, perché qualsiasi sia la visione di lungo termine, con questo tipo di operatività che vedremo, appunto, che fa parte del corso Dai Energia al tuo Trading, appunto abbiamo la possibilità di fare poche operazioni, o meglio, poche, non ho sbagliato a dire la parola, dipende quanti strumenti andiamo a seguire, ma con quel tipo di trading riusciamo a fare delle operazioni con un rendimento molto elevato, che ci danno la possibilità, appunto, comunque, di mettere sempre uno stop loss in un punto molto sensato, facendo delle operazioni che ci portano ad essere in profitto nella maggior parte dei casi. Io più guardo questo mercato e più sono rialzista. È un mercato troppo forte per scendere. Per adesso tutto il periodo, diciamo, di stagionalità negativa, di fatto i prezzi sono rimasti in laterale, perché guardiamo, appunto, è da aprile praticamente che i prezzi sono in laterale. Appena ritornerà a esserci un po' di stagionalità positiva, secondo me vedremo nuovi rialzi e assolutamente sopra i 2200 punti di S&P 500. Quindi io rimango al rialzo. Mi raccomando, qualsiasi tipo di trading impostiate, fate operazioni sensate, ovvero in questo caso. Adesso, dato che siete in tanti già a chiedermelo, sarebbe il caso mettersi long? No, assolutamente no. Da questi livelli qui è molto più sensato fare un tentativo short, ma assolutamente non un long. Bisogna entrare long quando i prezzi segnano dei minimi, non quando i prezzi segnano dei massimi, come in questo caso, perché entrare dopo, come in questo caso, 2 giorni di forte rialzo vuol dire già aver perso una parte del movimento. Invece, entrare al rialzo dopo un periodo di negatività, come potrebbe essere questo caso, chiaramente ci dà un vantaggio competitivo notevole. Enrico, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, io sono assolutamente d'accordo, tant'è vero che avevamo dato questo segnale operativo al ribasso. La mia visione è comunque abbastanza simile a quella di Marco Carmentano, perché oggettivamente, visto, ti metto anche il cognome, visto che tu hai citato prima Marco Di Vita, quindi anch'io sul lungo termine sono ribassista. È normale che la Brexit, secondo me, è più rumore, cioè creerà tanto rumore sul mercato e quindi potremo vedere tanti spike, quindi stop molto prossimi potranno essere eseguiti molto rapidamente. L'idea è che, soprattutto in questi 3-4 giorni, è importante stare magari davanti alle piattaforme e cercare di avere degli stop molto stretti e magari rientrare a prezzi più convenienti, perché questi spike ci daranno anche delle ottime opportunità. Io credo che un ottimo punto dove si potrebbe attendere il mercato per mettersi di nuovo long sia questa zona qui, di prezzi, che è compresa tra 2060 e 2070 di S&P. Se i prezzi dovessero arrivare qui, ecco che questo sarebbe un ottimo punto per me per fare un'operazione long, ma attenzione, sempre con lo stop in macchina molto stretto. Quindi a questo punto, se qualcuno volesse fare qualche operazione al ribasso di breve termine, davanti a noi potremmo avere qualche giorno di storno. Tra l'altro, con me è d'accordo anche Marco, che
mi dice appunto che secondo lui il prossimo punto long su S&P 500 è 2055, quindi più o meno la zona che ho indicato io, e appunto ce lo spiegherà nella sessione di domani. Infatti vi ricordo, andando nuovamente brevemente sul calendario eventi, che domani alle 20, come ogni martedì, è prevista la sessione appunto Forecaster più Share Resistance, quindi vi invito a partecipare. Marco, dacci qualche, prima di tornare a parlare di mercati, qualche piccolo, dici qualche cosa in più sulla strategia bottino. A chi va bene questa strategia? Per chi è pensata? E raccontaci un po' quanto tempo porta via questa strategia per essere implementata. Sì, allora la strategia bottino è naturalmente è rivolta a tutti quelli che sono interessati comunque al mondo azionario a sfruttare delle opportunità sull'azionario che non si presentano sugli altri strumenti finanziari, in quanto nell'azionario appunto ho trovato tramite questo metodo un'operatività che dà un profitto sicuro. Perché appunto questa strategia si basa su alcune caratteristiche delle società. Avevamo visto un'operazione che avevo suggerito, che era quella sul titolo Saras, che come è scritto, sì. Vediamo che c'è. Eccolo qua, Saras a target. Era basata proprio su questa strategia qui e che consentiva tramite la size che avevo impostato, poi naturalmente la size va appunto tarata sulla base della disponibilità finanziaria, in questo caso con questa operazione che comunque era a basso rischio è andata a target in poco tempo, in 5 giorni, quindi questa è una strategia che sfrutta appunto queste situazioni qui per portare a casa un rendimento che raggiunge con l'effetto leva addirittura il 60-70% nel giro di una settimana. Bene, quindi, ho qualche domanda per te Marco, c'è Giacomo che chiede, certo. Ma la strategia di Marco si può applicare anche alle azioni americane? Sì, si può applicare a qualsiasi tipo di azione che risponde ai requisiti della strategia. Infatti all'interno della strategia e del corso verranno spiegati poi nel dettaglio tutti i requisiti che devono avere le azioni e come proprio andare a scovare le opportunità migliori. Ecco, io devo dirvi la verità ragazzi, io ho già fatto questo corso perché chiaramente Marco me l'ha fatto personalmente e esattamente come quando Marco Di Vita mi fece vedere lo Share System, ho detto cazzarola, ma non potevo pensarci io a questa cosa qui, perché davvero è una figata, molto molto interessante, e io sono convinto che se anche voi decideste di fare questo corso ne sareste contenti. Ho un'altra domanda, Valerio ci chiede quali sono i capitali giusti per utilizzarla. Già qualcosina l'hai già accennato, ma ti faccio la domanda di Valerio, perché se non gli rispondiamo a Valerio già è polemico, se non gli rispondiamo. Intanto io mando il link a tutta la chat dove sì, potete certo. Iscrivervi al corso di Marco, così insomma potete poi... Allora, portare. Naturalmente quando si va a investire nel mercato azionario di solito si prevedono dei capitali maggiori, ma in realtà con questa strategia si riesce a sfruttare appunto un discorso di money management e di size position che prescinde dal capitale iniziale, cioè a seconda del capitale di cui si dispone si imposta una size per l'operatività che sicuramente non ci pone a rischio di un margin call o di bruciare il conto, perché tutto è tarato appunto sulla disponibilità iniziale. Naturalmente per avere profitti maggiori i conti dovranno essere più alti, però nulla vieta diciamo di fare comunque dei buoni profitti su una disponibilità minore.
Ecco, diciamo che appunto io che già conosco la strategia, anche con un conticino da 1.000 euro, qualche bella Certo, operazione si può fare. Ecco, poi è ovvio che ci si può fare. non si può pensare di fare guadagni da decine di migliaia di euro se si parte con un conto così piccolo, però diciamo che è un buon inizio e soprattutto per entrare in confidenza con la strategia. Tra l'altro, eccovi qua il programma, appunto la prima parte. Marco ci spiegherà proprio la base della strategia bottino, come selezionare le aziende, perché tenete presente che questa è una strategia che non si basa esclusivamente sul grafico, ma anche su qualche piccolo e molto semplice parametro fondamentale, appunto come conquistare il bottino, l'entrata, come fare quando si ottiene il bottino, quindi il take profit, cosa fare e chi ci protegge le spalle e lo stop loss. Ovviamente tutta la parte di risk e money management è davvero molto molto interessante, ma voi avrete l'illuminazione nel momento in cui Marco vi farà capire come si vanno a cercare i momenti giusti per operare su questi titoli azionari selezionati. GBP USD siamo Esatto. entrati short, quindi dobbiamo andare a vedere la posizione. Torniamo a bomba sui mercati. Ecco qui, Forex, GBP USD. Siamo entrati short proprio in questo momento. Andiamo a vedere un grafico a 5 minuti. I prezzi, come ci aspettavamo, hanno ripreso un attimo di salita. È una discreta operazione questa, mi piace. Stiamo a vedere perché appunto da questi livelli potrebbe appunto esserci un ritorno verso il basso, come giustamente diceva Enrico, dato che la volatilità e il movimento rialzista è stato davvero molto molto ampio. Enrico, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, sono contento, finalmente ci rimettiamo a comprare dollaro, che negli ultimi 2 o 3 giorni è stato depresso, visto anche euro-dollaro che è salito parecchio, quindi rimettersi al rialzo sul dollaro è una cosa giusta, perché secondo me i movimenti che abbiamo visto di perdita di valore del dollaro non sono affatto motivati e tra l'altro, come sapete, giustamente Marco lo ricordava prima, ci saranno dei rialzi e di conseguenza il dollaro è destinato ad apprezzarsi. Quindi questo trade a 46,90 mi piace tantissimo e secondo me andremo anche a target. Io non so dove hai messo lo stop, circa una trentina di punti così. Ecco, Esatto. secondo me questa è una posizione che potrebbe andare in profitto già in serata, quindi mi piace molto. Vediamo se dovesse andare in profitto già in serata. La cosa importante che stiamo facendo di recente è mettere subito gli stop loss in pari. Qualche occasione ce la siamo persa perché con lo stop subito in pari poi chiaramente a volte non siamo rientrati, però quando poi l'operazione va dalla parte giusta davvero è molto molto profittevole, comunque contando anche il rischio nullo nel momento in cui si va a mettere lo stop in pari. C'è Carlo che chiede, ragazzi scusate se lo richiedo, ma questo corso lo possono fare anche chi di azioni non sa niente? Sì, ti rispondo io senza neanche aspettare Marco, proprio perché io l'ho fatto e veramente l'approccio al mercato azionario è di una semplicità così incredibile in questo corso che davvero, insomma, davvero sì, anche chi non ha una conoscenza così grande, anche perché Marco ci insegnerà anche i trucchi, dove andare a cercare le informazioni che ci servono. Quindi davvero molto interessante. Marco, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, appunto, abbiamo detto tutto. Invito tutti, diciamo, a partecipare perché, ripeto, è una strategia che può essere molto efficace e la bellezza proprio di questa strategia è che può essere utilizzata anche da chi non riesce ad essere dalla mattina alla sera sui mercati e che tramite un'analisi nel tempo libero, delle opportunità, può decidere, di sfruttarla.
Ecco, molto bene. Tra l'altro, ultima domanda a cui rispondiamo sul corso, poi eventualmente potrete scrivere sul sito o chiedere anche informazioni direttamente a info@investire.biz. Un attimo che me la sono persa. Ecco qua, Fabrizio chiede: ma il prezzo del corso rimarrà lo stesso anche una volta fatto? Quindi la registrazione costerà sempre 149 euro? No, come sapete, tutti i nostri corsi, una volta che vengono fatti, noi li facciamo pagare di più perché valgono di più. Quindi vi rimando il link dove potete effettuare il versamento per partecipare. Mi raccomando, partecipate, date fiducia al nostro mitico Marco che è il più giovane tra tutti i trader che partecipano al progetto investire.biz. Infatti, adesso vi faccio vedere anche la foto di Marco. Marco è giovanissimo perché Marco c'hai 22 anni se non sbaglio, no? 23 anni, sì. Ho 23 anni, ragazzi, guardate qui e oltre a iniziato a essere. fare trading. Prego, prego, prego. Ho iniziato a fare trading 3 anni fa e quindi naturalmente parlo, diciamo, per chi è neofita, il primo anno è quello più difficile, quindi il mio consiglio è quello di mettere meno soldi di quelli che sono a disposizione per testare le proprie strategie, per vedere quali sono più profittevoli a livello personale. In realtà la mia prima operazione su un conto simulato l'ho fatta a 15 anni comprando delle azioni Google. Se l'avessi fatta veramente in questo momento avrei moltiplicato per 7 il valore delle azioni, però. Eh beh, una buona partenza comunque, Buonissimo. non è male. Se ti dico io la prima operazione che ho fatto è stato uno short del FTSE MIB di quello che si chiamava al tempo il FIB e nelle prime ore guadagnavo un sacco di soldi, poi ho fumato tutto un conto da 20.000 euro, quindi insomma, vabbè, storia di vita vissuta. No, molto bene Marco, io davvero ho deciso, assieme ad Enrico, di darti fiducia perché veramente a noi ci hai colpito. Sei un ragazzo sveglio che, tra l'altro, fa il pianista oltre che il trader. Quindi, insomma, sei una di quelle persone che davvero ci ha colpito. E insomma, te lo meriti. E noi, come abbiamo già fatto in passato, diamo visibilità a chi se lo merita. Tra l'altro, sei un coetaneo. Ringrazio. Allora, aspetta che c'è una domanda. Chiaramente la registrazione è disponibile per tutti quelli che comprano il corso. Vediamo. E si può utilizzare assolutamente il conto IG. Anzi, so che Marco utilizza anche lui proprio un conto con IG, dato che anche sulla parte titoli IG è un broker molto, molto, molto efficiente. Benissimo, Riccardo. Ci dice che sei un suo coetaneo, Riccardo, che negli ultimi giorni, Riccardo Zago, ci ha dato delle grandissime soddisfazioni perché il caro Riccardo, che abbiamo conosciuto di recente all'evento di Verona e poi siamo anche andati a mangiare la pizza insieme, ha fatto un articolo degno del maestro Marco Di Vita, che gli ha fatto anche i complimenti sul sito, dove c'è una previsione sull'euro-dollaro. L'unico, ve lo dico già, perché questa sarà la causa di divorzio tra me e Enrico, l'unico che non è d'accordo con questa analisi rialzista sull'euro-dollaro è appunto Enrico, che rompe i coglioni sempre con questo rivale. E l'euro-dollaro da shortare, l'euro-dollaro da shortare. Non è vero, l'euro-dollaro è da comprare, perché guarda qui la previsione, fino a 1,17, ma Enrico, cosa hai da dire a tuo discapito, a tua discolpa? Cominciamo a prendere il grafico dell'euro-dollaro, così vediamo un pochettino quello Vediamo. che. Vedete, già si sente in colpa perché vuole vedere il grafico, quindi non ha argomenti di analisi No, fondamentale. Vediamo. invece questa mattina, se tu ben ti ricordi, che tu me l'hai fatto togliere l'ordine, noi avevamo un ordine, se ti Sì, a ricordi. 1,14, quindi non c'è andato. Non mi dare colpe che ho già controllato. Ho già controllato che non ho fatto cazzate, quindi perché ho detto, ah, meno male, va, che non c'è andato, se no mi rompeva le palle. Però
No, secondo me in questo momento di forte volatilità dei mercati bisogna stare attenti, però secondo me da 1,14, poi dovresti arrivare anche a 1,1450, però sono ottimi livelli per vendere euro-dollaro. Io non c'è nessun motivo per comprare euro oggi come oggi, quindi tutti i rialzisti secondo me sono rialzisti. Eccolo qua il motivo, il Non mi... forecaster. Guarda come si stanno muovendo uguali. Cioè, ma Riccardo ha fatto un articolo bellissimo, mi sono emozionato. L'ho messo anche nella mailing list di investire.biz. Guarda, guarda qui come si muove bene con tutti i numerini messi uguali. Cioè, ma solamente per dar fiducia a Riccardo bisognerebbe comprare euro-dollaro quando i prezzi sono un po' bassini, eh? Perché in questo momento dobbiamo aspettare un ritorno in area 1,12. Però guarda una cosa, vedi che lui dà un rialzo di 0,7 Sì. e su in alto non arriva oltre 1,15 prima di crollare ancora. Quindi alla Sì, fine... ma te vuoi vedere quello che vuoi vedere, perché chiaramente in un grafico così bisognerebbe concentrarsi sul rialzo, non su questa porzione di ribasso. Io non so più come dirglielo, Enrico, ragazzi. Cioè, guardate qua, io non so più come cazzo dirgli, Enrico, che l'euro-dollaro non scende da febbraio 2015. Tra poco, qui saranno 2 anni che l'euro-dollaro non scende. Cioè, quindi qui bisogna fare una cosa molto semplice: comprare quando è basso e vendere quando è alto. Ma adesso non è il momento di vendere. Cioè, adesso qui bisogna aspettare 1,12, comprare e salire fino a quasi 1,16. Da lì sì che si può fare uno short, ma a 1,14 non ha senso, siamo nel mezzo del niente. Come faccio a fargli capire, Enrico, che l'euro-dollaro non scende da febbraio 2015? Io ci ho provato tantissime volte. Dovrò stamparlo questo grafico, non lo so. Adesso sentiamo anche l'amico Marco, però secondo me comprateveli voi gli euro, cioè metteteveli voi in portafoglio gli euro, io non ne voglio di posizioni al rialzo sull'euro, quindi io non lo compro, non vado long su questo. So che l'ultima volta vi ho avuto ragione quando vi è andato long, però queste operazioni te le lascio fare a te, secondo me in questa fase siamo nella parte alta e quindi è da vendere. Marco, tu cosa ne pensi? Sì, allora diciamo che mi piace sentire questa discussione tra analista tecnico e analista fondamentale, diciamo, in questo momento, perché a livello tecnico, secondo me, è più orientato al rialzo questo cambio. Dal punto di vista macro, però, io non entrerei al rialzo perché comunque, appunto, siamo ancora nella fase di QE. L'euro non lo vuole nessuno altro, quindi non mi piace comprare euro in questo momento. Però se dovessi scegliere una parte privilegiata, entrerei long a livelli più bassi. Appunto, sì, questo è un triangolo Marco, puoi rialzista dire ha speriamo. ragione Luca, eh? Cioè puoi dirlo perché hai detto la stessa cosa che ho detto io, quindi puoi dire Enrico, guarda che Sì. secondo me dici cazzate, Luca ha ragione. Cioè, sì, Oh, puoi sì, dire no, anche così, puoi dire anche così. però io non io diciamo sono long a livello tecnico, però non long Certo. perché nutro gli stessi timori di Enrico che potrebbe anche scendere, nessuno lo vieta. Secondo me se andasse long potrebbe anche arrivare scusate, a 1,22, perché questo comunque è un trending range importante, potrebbe Esatto. arrivare addirittura a quei livelli lì, ripeto, medio periodo, non stiamo parlando comunque Ragazzi, di io ve lo brevissimo. dico, E ve lo poi però dico, secondo me da lì continuerebbe a scendere. ve lo dico, l'euro-dollaro ci stupirà e ci stupirà a breve e probabilmente la forza dell'euro potrebbe arrivare anche da questo referendum che ci accingiamo a vivere. Quindi staremo a vedere. Detto questo, dite cose assolutamente sensate, perché dal punto di vista macro, oggettivamente, quando della tua valuta, della valuta che hai in mano, ne stampano 80 miliardi al mese, chiaramente tu hai un qualcosa in mano che viene diluito, quindi non è il massimo dal punto di vista formale. Detto questo, Quindi delle cose. diciamo, facendo la mia operatività che è di medio periodo, lo aspetterei su, quindi aspetterei
che salga il cambio senza andare long, e poi shorterei da livelli davvero belli, che potrebbero essere quelli di 1,20, 1,22, da lì allora sì che sarebbe Lo so, ma io davvero se molto l'eurodollaro va fino a 1,20, io non sono dentro, mi taglio, conveniente. non ti dico che cosa, perché cioè, no, io ci devo essere, cazzo. Con tutto quello che ho speso per fare il forecaster mi dà rialzo, io non prendo rialzo, ma neanche morto. Meno male che fino a prova contraria ho anche i miei conti personali dove faccio qualche cazzatina, perché la faccio qualche cazzatina ogni tanto, perché sui miei conti personali poi mi faccio un po' più il cowboy, però. Oh, vabbè, dai, sempre comunque tutto controllato. Allora, Enrico, siamo alla fine di questo webinar. I prossimi giorni saranno davvero molto molto interessanti per noi qui a Londra, e di conseguenza anche per voi, se avrete voglia di seguirci. L'appuntamento più importante che abbiamo è giovedì, mi pare, lo spoglio dei voti. Sì, sarà. Facciamolo vedere. Vai su Google Maps. Sì. Allora, vediamo un po'. Google, aspetta, Maps. arrivo, scusate. Ecco qua, vi facciamo vedere dove saremo. Ci hanno accreditato, quindi siamo ufficialmente giornalisti veri. Non si capisce, Enrico, come faccio a ottenere queste cose. Cioè, lui riesce a imbesuire tutte le persone Perché negli uffici pubblici qua in Inghilterra sono tutte donne e hanno il comunque. fascino del vero principe Harry. Allora, mo, tu pensi che io riesco a beccare il posto dalla cartina così? No, devi scrivere Gwyndhall, scrivere Gwynd H. Ah, e c'è, è uscito. Gwyndal, eccolo Il qua. secondo. Oh, eccoci qua. All'interno della City of London. Eccoci qua, andiamo a vedere le foto a sto punto. Eccoci qua, saremo dentro qui fino alle 5 del mattino. La bella notizia è che si mangia gratis, quindi eccoci qua, siamo riusciti a essere invitati qua. Non si sa bene come, ma saremo qui e ci sarà lo spoglio in diretta delle schede. E insomma, noi saremo qui a viverlo assieme. Tra l'altro, dicono che ci saranno anche politici importanti. Speriamo di non finire in qualche attentato, perché sennò Harry veramente mi incazzo. No, spieghiamo. Allora, praticamente ci sono 12, diciamo 12 conte ufficiali, e quella, diciamo, quella definitiva sarà a Manchester. Quindi in realtà il vero dato verrà diramato a Manchester. Detto questo, questa è invece la sezione di conta di Londra, quindi sarà il secondo spoglio forse più significativo. Quindi la proclamazione non sarà lì, ma gran parte dei media saranno qui e a Manchester. Quindi è un palazzo molto importante, ci sarà la stampa estera e ci sarà la stampa locale. Sarà possibile, insomma, fare interviste, vi terremo assolutamente aggiornati, e qui arrivano i primi dati, quindi ci saranno i primi exit poll e soprattutto ci saranno le prime proiezioni. Le proiezioni sono, vi ricordo, sono quei dati che arrivano dagli spogli, cioè sono proiezioni dal dato vero, quindi dai voti veri, non dalle intenzioni di voto. Quindi avremo i primi dati, li avremo da qua e ve li comunicheremo ovviamente in tempo reale, insomma, insieme agli altri giornalisti. Vedremo chi sarà più veloce a dare le varie Ah, notizie. noi facciamo un live di Facebook, quindi più veloci di noi non ci sarà nessuno. Quindi speriamo che a fine serata non ci presentino il conto, perché Harry, se no qui abbiamo fritto pesce, come si dice in termini tecnici. No, dai, a parte gli scherzi, ovviamente no. Cioè, ci è arrivato proprio l'invito ufficiale e tutto quanto. Quindi sarà un piacere condividere con voi questa esperienza. C'è qualcuno che dice che Enrico fa parte dei massoni, quindi del gruppo Bilderberg, è riuscito a entrare qui. Parte del
Fa parte della stirpe degli Enrico re d'Inghilterra, forse per quello l'hanno. No, ma infatti, ma Enrico secondo me è boh, figlio illegittimo di qualcuno, di Churchill o qualcosa del genere, quindi in qualche modo riesce sempre a infiltrarsi in queste cose. Ragazzi, intanto grazie mille Marco per aver partecipato al webinar. Grazie a voi ragazzi, Mi saluto raccomando, tutti, ringrazio ecco, mi raccomando, tutti, vai vai, parla per non ti bloccare, vai sì. avanti. Ringrazio tutti, auguro una buona serata a tutti quanti e vi invito appunto ad iscrivervi tutti al corso perché è in prezzo promozionale e quindi invito tutti quanti. Bene, bene, Grazie a bene. tutti. Ed è molto molto bello, davvero col cuore in mano vi dico partecipate perché è un ottimo, ottimo corso che vi piacerà e non farete più a meno di questa tecnica. Enrico, io ti saluto, ti do appuntamento tra un minuto perché dobbiamo andare a cena. Perché in tutto questo, ragazzi, dato che qui a Londra il costo della vita è altissimo, perché oggi raccontavamo prima a Marco, siamo andati a mangiare un sushi, 8 pezzi di sushi a testa, 50. 5 sterline, quindi abbiamo detto bene, da oggi bisogna cominciare a scroccare. Non è vero, no. E quindi questa sera siamo invitati a cena a casa di un amico che è un director di un broker qui e insomma quindi cominciamo con scroccare la prima cena che dato i prezzi di no, a parte gli scherzi insomma è molto cara però dai per una settimana riusciamo ancora. E ragazzi un abbraccio a tutti, grazie di aver partecipato così in tanti anche questa sera e vi continueremo ad aggiornare qui da Londra. Un abbraccio a tutti, buon trading. Buona serata a tutti.